Marco Brevilieri, il Soverato vince al photo finish in maniera molto emozionante, 16-14 al tie break, un'altalena di emozioni, una partita sicuramente non giocata benissimo dal Soverato, ma per come si era messa diciamo che alla fine sono due punti importanti. Beh, io sono molto contento, prima di tutto perché hai ragione, è stata una partita sull'otto volante da un punto di vista tecnico e anche da un punto di vista delle emozioni, ma soprattutto da un punto di vista tecnico, non è stata una partita giocata molto bene. È stata una partita giocata sicuramente con tanto cuore, pur nelle difficoltà siamo riusciti a uscirne nei momenti importanti, perché abbiamo vinto due set ai vantaggi, non uno, non solo il tie break ma anche il terzo set se non sbaglio, o il secondo, l'abbiamo vinto ai 26-24 se non erro, comunque facendo molta fatica. È chiaro, siamo in difficoltà, poi abbiamo ricevuto tutta la partita a due, abbiamo iniziato il primo set a tre ma abbiamo avuto grosse difficoltà. Ricordiamoci che soprattutto Sofia Arimatei, ricevere 5-7 e attaccare solo con il libero non è assolutamente facile, infatti noi siamo andati molto più in difficoltà di altre volte in ricezione stasera, però nonostante tutto abbiamo retto, il nostro attacco ha retto nei momenti determinanti e la differenza oggi era veramente minima, cioè il risultato potevamo essere qui a testimoniare, a parlare di un risultato diverso, però io sono veramente molto contento di aver fatto 3-2, perché in questo momento noi non è che possiamo esprimere molto di meglio senza una giocatrice importante come Yari Marrose. Sono contento perché comunque chi è stato chiamato dalla panchina ha dato il suo contributo, molto contento per Nina che solo in un'occasione non è riuscita ad essere determinante, invece in tutte le altre quando è stata chiamata in causa ha giocato molto bene. Due punti che vi consentono di rafforzare la terza posizione. Adesso arriva la sosta del campionato, possiamo dire che arriva al momento giusto per il Soverato questa sosta? Beh, viste le nostre condizioni direi di sì. Solitamente io non amo mai le soste perché solitamente tolgono il ritmo, però in questo caso credo che a noi possa farci solo bene perché veniamo da un periodo di tante partite giocate in pochissimi giorni e abbiamo un infortunio ancora da recuperare, quindi sicuramente una settimana senza un impegno ufficiale ci farà molto comodo. Ancora oggi in questa quarta giornata di ritorno qualche risultato stravagante direi tra virgolette a conferma di un campionato che è imprevedibile, forse Montichiari un po' più su delle altre ma per il resto c'è tanto equilibrio e bisognerà lottare in queste ultime sette giornate ogni domenica. Sì sì, ma è così, cioè io non sono più stupito di queste cose, è una cosa che andiamo commentando da tanto tempo, cioè se si gioca male si perde, c'è poco da fare anche con squadre che sono in fondo alla classifica. Io ribadisco che se è vero che Sala Consilina ha preso la Kulikova e Soraya a Reggio Emilia tornerà ad essere il giocatore che era un paio d'anni fa, queste due squadre daranno fastidio anche a quelle che sono sopra, sicuramente. Una delle protagoniste di questa serata, la potete vedere, l'ex capitano del Soverato con i fiori regalati dai tifosi, Elisa Peluso. Emozioni prima della gara, emozioni durante la gara e a fine gara. 16-14, sconfitta al tiebreak, un punto comunque importante per voi guadagnato. Sì, noi sapevamo che era un campo difficile, ce l'abbiamo messa tutta, peccato. E oggi loro gli mancava la rosa e la sua assenza si sente. Prima della gara, cosa dire? Sì, lacrime, tante, non me lo fa ricordare, bellissimo, ringrazio tutti. E durante un po' strano, ma poi ho cercato di isolarmi, di non guardare, di non ascoltare niente. Un Rovigo che dopo la bella vittoria in rimonta di domenica scorsa, coglie un punto anche qui a Soverato, muove la classifica e quindi è una prestazione questa che lascia ben sperare per il futuro. Sì, noi speriamo di arrivare ai playoff, all'inizio eravamo insomma la squadra sorpresa tra virgolette perché dovevamo disputare la B1, poi siamo andati bene il girone d'andata, il girone di ritorno magari ci hanno studiato un po', adesso ci stiamo riprendendo dopo un po' di partite giocate male. Ultima domanda inevitabile, la tua prima d'avversaria in questo palazzetto dove sei stata protagonista e hai visto anche l'accoglienza dei tifosi. Che sensazioni si provano a giocare da avversaria per la prima volta, peraltro? È bello, perché comunque qua per me sono stati due anni favolosi, molto particolari e belli. E niente, la Serie A, come mi hanno detto tutti e mi hanno cantato, è passata dalle mie mani, perché la seconda palla la toccavo io con tutte le mie compagne. E dopo il primo anno di Serie A, insomma, un po' la matricola Soverato, adesso è una realtà costante per Soverato e per me ritornare qui è stato
Bello, bellissimo. Non solo l'estate, ma anche in campo da gioco. Grande emozione al Palascoppa, alla fine il Soverato vince al photo finish, al tie break 16-14, siamo con Stefano Ferrari, allenatore del Rovigo, un punto importante guadagnato che fa classifica su un campo difficile, ma una partita molto emozionante. Direi proprio di sì, penso che il pubblico che ha corso oggi numeroso qui al palazzetto si sia divertito. Noi siamo molto contenti del punto conquistato, ovviamente lascia un po' l'amaro in bocca il fatto di aver avuto l'opportunità addirittura di fare il colpaccio e di non averlo fatto. È stata una partita che nel tie break ha vissuto sui binari dell'equilibrio così come nei primi due parziali, invece il terzo e il quarto hanno visto Soverato prevalere nettamente su di voi e viceversa nel quarto Rovigo prevalere sul Soverato. C'è stata un po' un'altalena anche nel conto dei set e alla fine potevate anche vincere, forse il rammarico resta per quel set point sprecato sull'1-0 e sul 24-23 del secondo set. Ovvio che lì avevamo proprio una palla semplice da mettere giù, avremmo già conquistato un punto e saremmo andati sul 2-0, però col senno di poi è facile parlare, comunque un punto intanto lo portiamo a casa. Peccato perché abbiamo avuto l'opportunità anche sul 13-12 andare sul 14-12 per noi, se non sbaglio, tie break, anche lì su una palla facile non messa a terra. Comunque penso che per il nostro obiettivo un punto assoverato, soprattutto una prestazione come quella che abbiamo fatto questa sera, non possa che essere più che soddisfacente.